E ciao a tutti ragazzi! Io sono sempre XRG01 e oggi sfidiamo il campione. Incredibile ragazzi, sfidiamo il campione! E dopo di questo, finita la serie su Pomo Smeraldo ragazzi, perché la voglio far finire così con la Lega Pokémon, perché tanto è randomizer, quindi soltanto con la Lega Pokémon, per poi iniziare un altro Pokémon. Ragazzi, ditemi nei commenti che Pokémon volete vedere, però prima andiamo a battere il campione, signori. Ed eccoci qui, ragazzi! Oddio, sono prontissimo! Oddio, ragazzi, oddio! Oddio! Oddio, ragazzi, oddio! Che squadrone incredibile, comunque! I livelli sono rimasti uguali, se devo essere sincero. Soltanto Registe l'ha fatto un livello in più. E andiamo, ragazzuoli, al campione. Tanto perdo, cioè sicuro che perdo, ragazzi. Minchia se perdo, ragazzi, porco zio. Ti do il benvenuto, Ricky. Riguardo a Senerite, hai fatto un lavoro superbo, hai messo fine alla crisi senza l'aiuto di nessuno. Ops, non è del tutto corretto dire senza l'aiuto di nessuno. Hai superato la crisi insieme alla tua squadra di Pokémon. Noi allenatori alleviamo i Pokémon, gli diamo strumenti, iniziamo nuove tecniche di lotta. Tuttavia, anche noi impariamo moltissimo cose dai Pokémon. Questo è il luogo dove puoi confrontarti con altri come te e mettere alla prova la tua abilità. Adesso, chi sa danzare più elegantemente con i propri Pokémon nella regione di Hoenn, è giunto il momento di scoprirlo. Ragazzuoli, siamo pronti! Contro Adriano il campione Kangaskhan ci manda in campo. Livello 57. Si opera ragazzi a livello 57, raga. Ma io mi ricordavo al 50 fossero. Stordi pugno, vabbè, non ci fa nulla. Però ci stordisce. Ti prego, attacca, attacca, Regis, attacca. No! Non! No! No! Stordi pugni ancora che non ci fa niente, ragazzi. Quindi possiamo continuare con questo Registeel. Ti prego, Registeel, però devi attaccare. Bravo. Vediamo quanto danno fai, Registeel. Oh, super efficace. Kangaskhan. Oddio. Dottato, signori. Bravo, Registeel, si opera. Oddish. Cosa ci fa un Oddish come Pokémon del campione, ragazzi? Mo' di quello, Oddish è più forte del mondo. Per artigli ancora. Attenzione, attenzione, attenzione. Petalo danza, super efficace, signori. Ok, ci ha tolto un bel po', eh. Non ha più PP. Facciamo forza. Non è più confuso, signori. Forza. E muore Oddish. Meno male, l'abbiamo ucciso malissimo, ragazzi. Livello 53 per Registeel, signori. Growlithe. Io direi di lasciare Registeel perché ci siamo potenziati a difesa, ragazzi, eh. Quindi potremmo uccidere tutti. Individua. Forse mi potenzia ancora un po' la difesa, ragazzi, sapete? Però forse dopo, al prossimo avversario. Cazzo. Agilità. Questo ora mi suo individuo, ragazzi, già lo so. Quindi ferro scudo. No, c'è stato schianto. Ferro scudo, ho fatto bene, ragazzi. Subiamo meno danni, subiamo, dai. Forza, forza, let's go! Schianto fallisce, godo tantissimo, zio Pera, fai con forza. Quanto toglio forza? Growlithe. Mi dispiace Pokémon di Smeraldo, mi dispiace tanto, starter bellissimo di Smeraldo ragazzi. Diventa il grandissimo Sceptile. Sintret. Ragazzi, ma che Pokémon è il campione? Cioè, ok che è randomizzato, ma che Pokémon gli hanno messo? Per artigli, signori. Ok. Amnesia. Va bene. Va bene, signori, io mi accontento così, eh. Penso sia la Lega Pokémon più facile del mondo questa qui, Randomizer, ragazzi, se devo essere sincero, eh. Se devo essere sincero. A me sembra la roba più Pokémon del mondo, più facile del mondo. Shelgon! Mio fratello Shelgon, ragazzi. La mia
linea evolutiva preferita, perché il mio Pokémon preferito è Salamence e non l'ho trovato, infatti rosico tantissimo, pensavo di trovarlo, ragazzi. Però se facevi Pokémon Smeraldo randomai, è normale, penso che lo trovavi. Perché se ricordo potevi trovare Bacon. Non lo so, però mi ricordo che potevi trovare Bacon, ragazzi, mi sa. So. Registeel, niente. E niente, ragazzi. Per artigli, let's go, che è super efficace a Shelgon, quindi buonissimo che... Ragazzi, ma Shelgon è livello 58? Sì, ma... Il campione c'aveva, cioè, Pokémon forti forti, signori, eh. Cioè, forte forte il campione, attenzione. Protezione ci usa. Io non pensavo a livello quasi 60 del Pokémon dopo portali, raga, eh. Non pensavo che il campione era così forte, ragazzi. Non mi ricordo i livelli del campione, mi ricordavo al 50 Lega Pokémon, sincero. Invece quasi al 60, zio, però. E vai Registeel. Tindawill. Dai, facciamo una cosa. Blaziken. Charizard. Mettiamo in campo anche questo bellissimo Charizard, ragazzi. Mamma mia, signori. Un bel lanciafiamme a questo Tindawill, che forse è tipo erba, eh. No. Però non gli ho fatto un granché, eh. Lanciafiamme e ci rompe il culo, signori. Ci rompe tanto il culo, pure brutto colpo ci ho fatto. Terremoto? Non ho fatto nulla? Lanciafiamme, signori. E mi sa che questo Charizard va a dormire. Non è vero, ancora no, perché abbiamo un volo. Quindi usiamo volo, vogliamo benissimo. Ruota fuoco ci ha usato questo, ragazzi, Sindacul. Ok, lanciafiamme, ragazzi, Charizard ci dice addio. Ragazzi, voglio provare una cosa. Siccome è il campione e tutto, no? Mettiamolo alla prova. No, vuole addormentarlo, dai. Sonnifero? Bravissimo, Venusaur, let's go. Let's go, ragazzi. Parassiseme. Vai con Parassiseme, zio Venusaur. Ma poi Cyndaquil come ultimo Pokémon del campione, ragazzi, non ha senso, diciamo. Non ha senso. Non ha senso, signori. Foglie lama. Non facciamo nulla. Però, ragazzi, abbiamo il Parassiseme, signori, che ci fa fare tutto lui. Ricarica totale, va bene? Va benissimo. Tanto penso che il prossimo turno si sveglia, ricarica, infatti. Ah no, è vero, con ricarica totale si è svegliato. Ragazzi, proviamo a fare veleno in polvere. Ma sì, dai, perché no? Gli togliamo ancora più vita. Come vedete che ci toglie 30 di vita? No? Quanto ci ho tolto? 50 quasi. Veleno in polvere, signori, così non facciamo più dormire, ma gli togliamo la sua bellissima vita. Con il Parassiseme, con il veleno, ragazzi, c'è, cioè, incredibile. Venusaur è molto tattico, ragazzi, è molta strategia questo Venusaur. Cioè, ha usato ricarica totale per nulla, ragazzi, ha usato. Cioè, veramente, ricarica totale per nulla. Ma come te uccide Cyndaquil? Vai con Espeon. Vai con il signor Espeon. Ed è il momento di usare Psicoraggio. Buon effetto. Vai con Psicoraggio, Espeon. Che non è effetto, ragazzi. Che cazzo di tipo è sto Cyndaquil, signori? Acciaio? Eh no, non è acciaio, perché con lancia è tipo terra. Che cazzo di tipo è, ragazzi? Roccia, è roccia, ragazzi, è roccia. L'abbiamo ucciso comunque. Livello 50 è il grande Espeon. E avuto la meglio su Adriano Campione. Io, il campione, sono stato sconfitto. Un lavoro eccellente, un'eleganza quasi esasperante. Al tempo stesso, semplicemente sublime. Gloria a te, X-01. Sei un allenatore di Pokémon di grande nobiltà d'animo. Ricky vince 11.000 soldi. Minchia, ragazzi. Oh, raga, abbiamo vinto. I Pokémon che hai fatto lottare a volte danzavano leggiadri come la brezza del mattino. A volte colpivano l'intensità del fulmine. Le guidati con eleganza sopraffina.
e con incredibile fermezza sono stato quasi abbagliato dalla tua maestria. Ora è giunto la gloriosa vetta della Lega Pokémon. Ti conferisco il titolo di Righi. Ecco di qualche ultimo consiglio prima di sfidare il campione. Eh? Eh? Che cosa? Non può essere vero. È già tutto finito? Ecco, proprio come pensavo, Vera. Non ti avevo detto che Righi se la sarebbe cavata benissimo? Righi, ce l'hai fatta. Quando ho sentito che avevi sconfitto addirittura tuo padre nella palestra di Petalipoli, ho capito che forse c'era una possibilità. Oggi questo presentimento è diventato realtà. Sei il campione! Ah, dimenticavo, a che punto è il tuo Pokémon? Fammi vedere. Dunque, hai visto 174 Pokémon, che trovano 5 Pokémon. Ragazzi, ho catturato soltanto 5 Pokémon. Congratulazioni vivissime. Ora entra a testa alta nella sala finale. Righi, o meglio, nuovo campione. Seguimi. E andiamo, ragazzuoli. Piacente, ma solo gli allenatori dei campioni possono procedere oltre. Devi aspettare fuori con il professor Birch. Uffi. Scherzo, ok, le regole sono regole. Righi, congratulazioni vivissime. Andiamo, ragazzuoli. In questa sala, ragazzi, vi faccio vedere tutto e non mi frega un cazzo quanto dura il video, ma vi faccio vedere tutto. Conserviamo i dati dei Pokémon che hanno superato agguerrite lotte. Ed è qui che rendiamo omaggio ai campioni della Lega Pokémon. Ora registriamo il tuo nome come allenatore che ha trionfato, la tua Lega Pokémon e i nomi dei tuoi compagni che hanno lottato con te. La squadra Pokémon, signori. Che squadra che abbiamo fatto comunque su questo Pokémon Smeraldo Randomizer, signori. Che squadra, registri Blaziken. Mamma mia, signori. Ora lo vediamo tutti insieme, vediamo. Registil! Livello 53, Charizard, livello 51, signori. Blaziken, livello 51. Zapdos, livello 50. Espeon, livello 50. Il grande Venusaur a livello 46, signori. Benvenuti alla sala d'onore. Che squadra incredibile. Comunque, guardate sopra e guardate sotto, raga, uguali Pokémon. Campione Lega Pokémon, congratulazioni. Con tempo di ore di gioco 84 ore, ragazzi. Incredible. E ora ce lo godiamo, ragazzi. Pokémon versione Smeraldo Credits. Ci vediamo tutto il filmato, non mi frega un cazzo quanto dura il video, ragazzi. Non mi frega, ce lo guardiamo tutto e non mi frega. Perché, ragazzi, è veramente bello. Oh, i Pokémon catturati all'inizio, ragazzi! Tutti i miei Pokémon! Tutti i miei Pokémon catturati, raga! Fibas, Charmeleon, Venusaur, vero! Non è male, ragazzi, non è male. Guardate che canzoncina in sottofondo, bellissima. Zio Pera, ragazzi, quanti ricordi! Quanti ricordi, Pokémon Smeraldo! Mamma mia, ragazzuoli. Comunque, ragazzi, ora parlando seriamente, volete sempre un gioco Pokémon nuovo? Siccome siamo quasi verso la fine, no? Cioè, alla fine abbiamo finito Pokémon Smeraldo. Volete sempre un gioco Pokémon nuovo, ragazzi? Ecco qui Vera che passa incredibilmente, è pazzurda. Un Pokémon gioco nuovo, ragazzi. Oppure Inazuma Eleven, che iniziamo su YouTube, perché su Twitch già l'ho portato Inazuma Eleven, quindi su YouTube se potete vederlo. Oppure qualche Pokémon strano, nel senso Pokémon mod, ste robe qua, le mod di Pokémon, robe qua. Oppure soltanto monotype o robe del genere su qualche Pokémon. Magari Pokémon spada, ste robe qua, raga. Scudo, ste robe qua del genere. Potrei portare Pokémon scudo, Che su Twitch ho portato Pokémon spada, invece su YouTube porto Pokémon scudo. Potrei fare questa roba, Però ragazzi, su Twitch tra poco inizieremo Pokémon Legend Arceus, perché per ora su Twitch sto portando Pokémon Perla, quindi poi porterò Pokémon Legend Arceus quando finirò Pokémon Perla. Vi ricordo, ragazzi, di seguirmi su Twitch se ancora non mi seguite. Tutto in descrizione c'è scritto,
tutti i link in descrizione dei vari social. Intanto qua Brand, se forse Brian, non mi ricordo come si chiama l'omino mio, e Vera viaggiano per la città con le biciclette bellissime. Devo dire, ragazzi, mi è piaciuto tanto questo Smeraldo Randomizer. Anche se posso dire che la Lega Pokémon è stata facilissima, secondo me. Cioè, è stata facile, ragazzi, potete dirlo anche voi. Intanto, fine. Comunque, stavo pensando a Pokémon bianco o Pokémon X da portare, ragazzi. O Pokémon bianco, o nero, o Pokémon X. Scrivete nei commenti quale Pokémon volete. Stavo pensando a quello, io, sinceramente. E, ragazzi, abbiamo finito. Abbiamo finito, signori. Abbiamo finito, signori. Abbiamo finito, signori. Siamo tornati a casa con questa squadra mega galattica. Però siccome è randomizer, io non penso di... Cioè, non è brutto continuare, quindi. Eccomi qua, ragazzi. Cioè, non è che è brutto continuare, è che... Randomizer non ha senso catturare i leggendari se poi sono randomizer. Quindi, il prossimo Pokémon che vorrei fare, ragazzi, è... Pokémon normalissimo. Quindi, io stavo pensando... Pokémon... bianco o nero, normalissimo, oppure Pokémon X. Siccome il nuovo Pokémon è Legend ZA o AZ, non mi ricordo com'era. No, forse era Legend ZA o AZ, però se ci pensate, ragazzi, su Pokémon X c'era uno che si chiamava AZ, tipo, se ricordo, vabbè. Siccome vorrei ritornare a Pokémon X... Cioè, siccome hanno fatto il Pokémon Legend vorrei ritornare nell'era di Pokémon X, ragazzi. Quindi, forse proprio Pokémon X sceglierei. Quindi, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Spero che questa serie su Pokémon Smeraldo vi sia piaciuta. Lasciate tantissimi like con il video. E mi raccomando, ragazzi, sotto nei commenti ditemi che Pokémon volete vedere. E ciao, bellissimi. Ciao, bellissimi patatini!